E rieccoci, rieccoci a voi. Oddio. Specchio, specchio delle mie brame, sì, ma che... chi è più tonica, più listata, insomma la più figa del reame? Aia. Un ma tempo quando? Ora? Non lo sei più. Aia. Che no. Maledetto. No. Che presentazione. Ma chi era Steven Jalapard? No. Oh madre, che succede? Questa mattina il mio ovale ha perso il 20% in compattezza, no, e il 30% in lucentezza. Aia. Ho fatto uccidere la vecchia governante. Ma perché? Amelia, poverina, ma il motivo era stralegittimo, avrà apprezzato. Uffa, sono nervosa, irascibile. Chiedimi perché. Perché, madre? Perché? Ho un nuovo fidanzatino, mio coetaneo, sai. Un fidanzatino, 65 anni. Aia! Sedicente. Coetaneo. Qualcosa da obiettare, Jean-Claude? Assolutamente nulla, madre, ecco. Anzi. Pensa, ieri mi ha regalato questo top da discoteca. Guarda, perfetto. Mi andrà bene. Certo, madre, come camigliera ti andrà benissimo. No, no. Parassita intestinale. Addirittura? No, no. Di pure addio. Cosa? Non lo dire. Al fondo tinta perlato di mio sé. No. Il fondo tinta perlato di Beyoncé. Ma lo usa? No! Sapevo neanche di stesso. Dagli piuttosto un rene! Ma no! Via, schifoseria! Fate! Era toccante. Ma è iniziato bene, direi. Viendo l'ora in the world. Why? Why? Per Jean-Claude! Ma io conosco questa voce! Chi è? Certo che la conosci. Renato, sì, certo. Com'è straordinaria la metà. Cosa va bene? Entra che Renato Zero. Basta cantare. Meglio. Ascolta bene. Sì. Armando sta per fondere il fondo del seco. Sì. Ma è un trabocchetto. Devi avvertirlo, verrà catturato. No. Avvertirlo? Ma come? Come? Oh. Caro, sei diabolico. Sì? Vederti così in calzamaglia mi eccita. Ah, sì? Oh, Eva, a me invece eccita vederti così, completamente nuda. Ma no, ma va. Ma veramente sono anch'io in calzamaglia. Sì, Mi sembrava che eri completamente nuda. E ti sembrava male. Comunque mi ecciti. Certo, una mano. Ora andrò e ruberò il celebre diamante Papa Andreus. Ma tu aspettami qui, nella posizione del porno acaro da materasso. Eccolo il Papa Andreus. Maledetto. Questo è un Papa Andreus. Facilissimo rubarlo. Oh, sì. È un trabocchetto, però. Dovrò solo prestare attenzione a non fare il minimo rumore. Ah, azionerai il sofisticato sistema di allarme rilevatore di suono. Silenzio. Attento, Armando. No. Questo è un trabocchetto. Ecco, però. Attento, Armando. Era lì di fianco. C'era bisogno di urlare. No. Il megaforo. Un po' più piano avrebbe aiutato. Cosa ridi, Jean-Claude? Vabbè, metta pino. Bifu, siccome immobile, gatto all'orgasmo. Adoro queste strofe. È una canzone di Necco. Ma no, ma che Necco? No, è Alessandro Sassoli. Hanno schiacciato la moglie. Una volta tanto, provvidenziale. Eh sì. Presto, presto, Jean-Claude, i tempi sono stretti. Ma perché, madrina? Devi trovare la magica Belisaria. Ancora. Il misterioso e magico oggetto dagli enormi poteri che mi renderà libera dalla forfora e piglia dei capelli. Ah, sono quelli i poteri? Brava. Ora ti porterò con me nel paese dei papagallini mansueti. Ah. Custodiscono la Belisaria. Ah, ecco dove sta. C'è madrina. Bene. E sono mansueti, tra l'altro. Vuoi che per una mutazione genetica i pappagallini non siano più mansueti? No, anzi, no, nessuno schiacci, nessuno schiacci stavolta, Ho schiacciato. Ma no! Ecco, non sembra un bel po'. Chiama i pappagallini. No! Diventa loro amichetta. Sì. Posso chiamarli? Amichetta. Forse è meglio chiamili. Chiamili! Pappagallini! Arriva! Guarda com'è timido, però. Arrivano! Pappagallini!
Sì, ma senza urlare, eccoli! Che carini! Sono Manfredi! No, signor Bonjour! No! Ma Jean-Claude! Jean-Claude! No. Il gospel no, eh! Eh no! Solito pianto!